Arcade Rissi per la 27esima giornata campionato promozione Girone B, il Morassane e Santa Maria si giocano gli ultimi spiccioli per un inserimento nella zona lotta playoff. Con le immagini riprese dal nostro operatore Enrico Figus andiamo a vedere. In avvio al terzo minuto il Morassane subito insidioso. Dal limite Matarozzo scocca una sventola di destro che Mazzina para distendendosi in tuffo. All'ottavo minuto il Morassane passa in vantaggio. Matarozzo si inventa un numero di prestigio e imbecca in area Cotugno. Pronto il raso a terra del numero 5 rosso-blu che infila Mazzina in uscita. Pronta la reazione del Santa Maria, un minuto dopo. Con Dasso che vince un paio di contrasti in piena area. Il tiro conclusivo del numero 10 ospite viene però rimpallato dalla difesa rossoblu. Al 19esimo Morassane insidioso, punizione dal limite calciata da Zanforlin, respinge distinto Mazzina, riprende di testa Fuliano che indirizza sotto la traversa, ma lo stesso Mazzina dice di no, deviando in corner. Al 33esimo minuto Zanforlin viene a trovarsi a tu per tu con Mazzina, ma al momento del tiro viene contrastato da Marzini che lo stende giù. Protesta il rossoblu per il presunto rigore. A seguito dell'episodio del dubbio rigore viene espulso Baldi, il mister del Morassane, per proteste. Stessa sorte anche per il mister Cesaretti del Santa. Al 41esimo minuto il Santa perviene al pareggio. Castronovi in area si libera di Kuman e con un piatto raso terra trafigge Olguin in uscita. In apertura di ripresa ben uno di Elilari in area rossoblu. Si libera con bravura di due avversari, ma al momento del tiro la difesa locale sbroglia il pericolo. Al 56esimo minuto il Santa Maria passa in vantaggio. Castronovo sfrutta un rimpallo e di prima intenzione insacca le spalle di Olguin. Al 72esimo minuto Santa Maria ancora pericoloso. Corner di Giorgio, respinto da difesa rossoblu. Riprende Castronovo che calcia subito di prima intenzione, spedendo di poco sul fondo. Al 77esimo minuto clamorosa azione del Santa Maria, che porta addirittura tre pali colpiti in successione rapida. Da Bonfiglio, Quaretti e Castronovo, la dea più che mai ben data, salvo il Morassane. Un minuto dopo altro rigore del rossoblu reclamato, per un presunto atterramento e danni di Garibaldi. All'84esimo ci prova Gaglio, tira al volo in piena corsa, da buona posizione. Mira alta sopra la traversa. All'87esimo su contropiede Santa Maria si porta sul 3-1, con Heli Lali, azione personale del numero 7 ospite, che si libera in slalom di un paio di avversari e infila nell'angolino con un raso a terra preciso sul quale Olguin nulla può fare. A tempo scaduto fallo poco fuori area di Gaglio su Eli Lali, espulsione per il numero 14. Finisce con la vittoria meritata del Santa Maria che con un gran secondo tempo ha messo in cassaforte il risultato. Per il Morassana continua momento no con la quarta sconfitta consecutiva. Ora più che mai i ragazzi di Mister Baldi devono guardarsi con attenzione le spalle in classifica generale.